I muscoli si possono cucinare davvero in tantissime maniere. Abbiamo visto poco fa come si preparano i muscoli ripieni. Adesso scopriamo un'altra ricetta che è molto semplice ma davvero molto golosa, come ci spiega Lorena. Allora, da che cosa si comincia per cucinare i muscoli alla marinara? Allora, si prendono i muscoli, si puliscono molto bene e si mettono in una pentola insieme agli ingredienti, che sono aglio e prezzemolo, vino bianco, olio e peperoncino. E poi si aspetta, insomma, si aprono e si mescola, e dopo, quando sono belli aperti, così sono pronti. Un piatto quindi davvero velocissimo da preparare. Sì, si prepara in 10 minuti e poi si accompagna con la focaccia spezzina, che è un altro prodotto tipico di La Spezia. Ed eccolo, questo è proprio il tipico muscolo della Spezia. Ma il perché questo muscolo sia così buono sapete da chi ce lo facciamo spiegare? Da Vittorio. Vittorio che è un muscolaio da quando proprio portava i calzoni corti. Allora Vittorio, perché i muscoli spezzini fanno impazzire generazioni di buongustai? Soprattutto per la qualità che hanno, il sapore, perché il muscolo qua viene bene perché c'è tanta polle di acqua dolce in mare. In più c'è la corrente che entra da Levante alla diga, fa tutto il giro e porta l'acqua del fiume Magra. Perché far fornire i muscoli molto bene ci vuole una notevole dose d'acqua dolce, mischiata con l'acqua salata. Per quello che hanno un sapore molto particolare. Poi questo è proprio il tipico muscolo di Spezia perché è largo, grosso, vedete? E questo è un muscolo che avrà soprattutto più di 2 anni. Perché da quando nascono, che a quando diventano adulti per essere portati alla vendita, ci vuole 16 mesi. Vittorio, lei è alla quinta generazione di muscolai, ci racconta la storia della sua famiglia? Dunque, io, mio bisnonno è venuto a Spezia da Taranto negli ultimi anni dell'Ottocento per fare l'ostricoltore e dopo piano piano si è trasformato in allevamento di mitili perché per fare le ostriche ci voleva troppo tempo perché diventassero commerciabili e quindi le famiglie avevano bisogno di mangiare e invece il muscolo cresceva molto più rapidamente e hanno portato a fare la mitilicoltura. La nostra famiglia è sempre dedicata a questo lavoro qua. È un po' come una missione, ce la sentiamo un po' come una missione. Questo è il nostro mestiere, è un mestiere un po' duro perché siamo in mare dalla mattina alla sera. Noi per esempio ora siamo qua, ma stamattina alle 5 eravamo in mare, d'inverno, con le mareggiate, col brutto tempo, siamo sempre al pezzo, siamo sempre in mare.